Ragazzi, buongiorno. Stamattina si parte un pelo più tardi, sono le 5:26, adesso recupero pioggia. Lascerò l'angra a casa e poi strada facendo, vi spiego tutto come al solito, quello che mi sono sognato questa notte. Ragazzi, dopo un po' di peripezie per lasciare l'angra a casa, perché è senza capezza, quindi la devo guidare come posso. Perché gli ho tolto la capezza per il fatto che l'altro giorno, nella fase di un po' più dura, nell'addestrarla a toccargli le orecchie, e così se l'ho scorticata un po' sul naso dove passava la capezza e via dicendo. Comunque la lascio qualche giorno senza capezza. Oggi non la porto con me, porto solo ice e pioggia perché, come vedete, sto uscendo da Borgo San Dalmazio. Allora, partiamo. Voglio provare a raggiungere la cima del Monte Matto. Non conosco assolutamente la zona, mi sono documentato un po' in rete su quello che ho potuto trovare. È un 3088 metri, pare che sia fattibile. Col mulo, col cavallo, diciamo. Adesso chiudo, filmo poi dopo quando c'è un paese. Ecco, dicevo, non so più cosa dicevo, perché avevo il pullman davanti. Allora, prendiamo come punto di riferimento Cuneo, impostate il navigatore se volete, Sant'Anna di Valdieri. Allora, da Cuneo attraversate l'abitato di Borgo San Dalmazio. Tenete direzione Valle Gesso, entracque Valdieri, questo è Andonno, e poi fra un po' ci sarà l'abitato di Valdieri. Andiamo a Sant'Anna, sono venuto 2 volte in 30 anni. Comunque, proviamo ad andare a vedere sto Monte Matto. Quello che ho trovato in rete parla di un percorso di circa andata e ritorno 30 km da dove si lascia l'auto a Sant'Anna. È consigliato a piedi di farla in 2 giorni, dormire al rifugio Livio Bianco e poi da lì partire al mattino. Vediamo com'è. Allora, questo è il comune di Valdieri. Adesso arrivo al bivio che manda a Entracque, ma io tengo per Sant'Anna di Valdieri. Praticamente si passa la rotonda diritto, Desertetto, San Lorenzo, Terme di Valdieri, Sant'Anna di Valdieri. Qua c'è l'indicazione Desertetto. Allora, Desertetto c'aveva piccolo skilif, portavo Giulia e Luca a sciare quando erano piccoli. Poi un anno abbiamo fatto, ma qua parlo di 25 anni fa, un trekking con gli amici, con i cavalli, dalla Valmaira siamo partiti, siamo scesi, saliti e poi scesi in Vallestura se non ricordo male, e siamo arrivati qua a un raduno. Mi pare che lo facciano tuttora il mese di agosto. Allora, qua devono leggermi le indicazioni. Ecomuseo, Casareggina, sono a Sant'Anna di Valdieri. Non so se andare in centro, Terme di Valdieri, via. Ho dato un'occhiata alle indicazioni. Dice si parcheggia o nelle vie centrali o al parcheggio fuori all'uscita dell'abitato. Non so se il Monte Matto quello lassù, sono più matto io andarlo a provare, boh.
provato a chiedere indicazioni, mi ha detto che non parlava, era inglese, olandese, tedesco, non ho capito niente. Allora, Dante, Livio Bianco. Ok, qua c'è qualche indicazione. Allora, della Meri, Gias del Prato, rifugio Livio Bianco, 2 ore 30. Ok, Colle della Valletta, 4 ore 15. Colle di Valmiana, 5 ore 30. E lì. Andiamo a sellare pioggia e si parte. Pioggia sellata, adesso prendiamo la birretta, ce la facciamo in vetta, farà di la borsa si le voida. Ok, Eisler è già lì che fremente di partire. Ma non so se la statua di Livio Bianco può essere, boh, non so che. Non voglio andare a leggere, mia donna. La post pioggia, l'altro giorno abbiamo strappato la bandiera, bisognerà poi ricomprarla. Mettiamo con la cavessa, sì, tafangio. Siamo partiti, oggi senz'altro mi dilungherò tantino in più perché... Ah, sì. Ah, il cane al guinzaglio. E qua mi è venuto il dubbio che sono nel parco Alpi Marittime. A finire che oggi mi inchiappettano perché c'è il cane libero, boh, staremo a vedere. Mi sono ricordato strada facendo e niente, intanto io non posso legarmelo, Ice. Qua c'è il pollaio, ma guarda che bello. Stanno aspettando di uscire. Vabbè, pioggia, Duma. Poi Ice, e stai qua con me, eh? Non farmi fare figuracce. Prima parte poi asfaltato, boh, non so come sia. Salve. Allora, mi sono fermato, ho fatto due ciance con un signore qua, un pensionato. Mi diceva che lui ha sempre allevato qualche capra per passione, però è allucinante, allucinante che siamo a luglio e le capre di sera bisogna rinchiuderle. Qua sono circondati dai lupi, siamo, come dicevo, nel parco e cos'è? C'è l'obbligo di cane al guinzaglio, ma io purtroppo lo lascio libero, vedremo. Sì. Ma che bel, ma che bel posto, ma che bel posto. Ok, c'è le indicazioni per quanto riguarda il comportamento sui cani quando trovate un gregge, i cani antilupo, che anche quelli sono un altro problema. Qua il lupo è un creatore di problemi gratuito. Già, ha trovato degli escrementi dei suoi simili, adesso tutto dove ne trova uno la si ferma ad annusare. Allora, qua vediamo un po' la cartellonistica perché sono cani al guinzaglio. Divieto di asportazione trovei, raccolta funghi regolamentata, raccolta vietata di fiori, divieto raccolta molluschi e anfibi, divieto abbandono rifiuti, beh quello è il principale, divieto accensione fuoco, divieto di disturbare gli animali, volo di droni regolamentato. Sono nel parco, come sospettavo, e vabbè, vediamo cosa capiterà. Allora, tutta una mulattiera bellissima, dicevo qua ci sono le merde dei... Penso che siano i muli, quindi può darsi che ci sia Luciano e Elena che venga a fare i trasporti, non saprei. Bello, 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 bellissima mulattiera, andate qua. Lo scolo dell'acqua, bellissimo, bellissimo. Dai, pioggia. Tutto a massicciata,
calata, bellissima. Non sono le classiche bocce rotonde, queste scivolano molto meno. Vai bene? Domani? Ehi! No, ho iniziato a dire che io mi sono interrotto, che ho trovato quel signore fatto due ciance. Oggi senz'altro il video mi dilungherò un pelino di più, non sono mai venuto in questa zona. E, così quando sarò poi vecchio, se ho la fortuna di invecchiare in salute, sono meglio morire. Sarò poi lì, guarderò le mie imprese che facevo col Mulo, con Ice e tutti gli altri amici. Hai pioggia, slunga un po', dai, vale, è qua spiana. Che c'è il ramo, ma le impiantate proprio sotto. Stamattina quando ho parcheggiato c'erano di nuovo 10 gradi, 10-11, barcollava lì. Guardate che faggi. Gemello. Questa è una recovery, baite diroccate, ci sono solo più i muri del perimetro. Bello, bello, bello veramente. Peccato che sia lungo anche per le camminate. E da 2 ore e mezza arrivare a Livio Bianco. Una struttura immensa, da quello che ho visto in foto, quello che gira sui social. Andremo a vederlo con i nostri occhi. Pianino, stiamo prendendo quota, è molto dolce come passeggiata, qua nel primo tratto iniziale. Per il momento la vegetazione, gli alberi stanno diradando. Quindi d'ora in poi dovremmo essere quasi sempre al sole. Cerco di documentare al meglio Ice, perché così se becco le guardie gli faccio vedere i video. Ice, ve po' sì. Te. Ehi. Dovresti ancora imparare a camminare a fianco, a pioggia, non solo 2 metri avanti. Nice. Ehi. Wow. Le scooters? Beh sì. Dai che così qualcuno ride. Nice. Beh sì. Bravo. Fatele in pistea però. Oh. Bello, 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 sembra un'autostrada. Pioggia non è neanche abituata a viaggiare su queste, chiamiamole strade bianche. Oh, mulattiere, dai. Giù c'è un po' di foschia.
qua come si allarga, la vedo un gregge. Andrò anche a fare due parole con il pastore, sono ancora tutte imparcate. Fammi vedere se riesco a zoomare, non muovere tanto. Eccole lì. Via, siamo fuori dalla vegetazione. Questa sarà stata un ricovero, se la mia era ancora funzionante volendo. Hai pioggia, sa? Devi pure. Jazz del Prato. Da ancora un'ora all'un'ora e 15 al Livio Bianco. La Madonna. Spero che abbia in meno. Ah, qua siamo a 1529. Non mancano più di 1500 metri, è lunga come strada e alta come dislivello. Mal che va se giro a pendare, che alla fine sono partito tardi stamattina. Come al solito non mi prendo niente da mangiare, mangio poi quando rientro, non mangio al rifugio, vediamo. Agency. Sono ancora tutte imparcate, non so se stanno mungendo, se andargli a parlare o meno, ma poi mi viene solo tardi. Bel gregge. Ho già sei sferma. Procediamo solo per la nostra strada. Dai. Dai. Qua a vedere così non c'è un'erba bella, tutti sti fiori non sono stati mangiati, pascolato, perché si vede, però niente di che, non c'è una bella erba, sennò comunque ci sarebbero le vacche e invece ci sono le pecore. No, un'ipotesi mia. Io ho filmato il cancello d'ingresso, poi quello di uscita è rotto e la marmotta. E comunque un bel lavoro, non sono neanche sceso da pioggia perché il cancello era spinta, hanno usato che non c'era corrente, era un telaietto di ferro. Qua vedo bel paesaggio, bel tutto, ma vedo solo rocce dove devo andare io. La zona là senz'altro vedo da qualche parte, visto Monte Matto, tutta roccia. Stavo valutando Ice, che stamattina mi sta lì a 10, 8, 20 metri, o ha letto il cartello o mi ha capito mentre parlavo delle guardie. Ho detto qua oggi se faccio lo scemo il mio padrone paga il verbale, magari lo paga lo stesso, però Ice si sta comportando benissimo. Di solito si allontana, e cioè lo lascio sempre andare perché tanto non dà fastidio, ed essere anche un camoscio lo blocco subito, non lo rincorro. Un capriolo idem, la marmotta idem, lo lascerai rincorrere il lupo. Che cazzata, pioggia fa lo spuntino.
po' di colorazione dei fiori. Dove va? Ehi! Pascolo da pecore, senza ombra di dubbio, una pietraia unica. Ora ci sono anche le vacche, a vedere dalle buse, aie col vacche. Sì. Belle tumme. Ehi, hai pioggia. Qua senz'altro è una malga abbastanza mal ridotta. Con la mandria, ferma pioggia, vabbè ci fermiamo poi dopo. Piemontesi, hanno l'acqua, un bel pianoro, una bella conca, però comunque qua è tutta roccia, eh? Ah, c'è qualcosa che non va, non è normale che stia sempre lì così. Ho capito proprio tutto. Belle vacche, belle piene, sono mangi secondo me, giovani, belle. Qua vedo cancelletto, la maniglia, della la cascatella, neanche più di tanto. Hai pioggia, Duma, così devo scendere per aprire la maniglia, ne approfitto per la pisciatina. Wow, uff. Eccolo un po', ok, leggi cosa c'è scritto, recinto elettrificato dal Curdin, bravi, fammi scendere, leggi, ok. Hai letto bene? Non si passa. Gli ho messo anche due fiorellini qua, la signorina. Però fa più bella figura. Uè Ciccio, Duma! Eh? Saluta qua gli amici. Dai, tu come nel telefono, bro. Questo è un bellissimo albero di maggio ciondolo. È in piena fioritura, cioè sta già sfiorendo, vedete quelle che danno già un po' più sul giallo paglierino, bello, da solo lì nella roccia, e siamo a luglio, il maggio ciondolo, lì è tutto maggio ciondolo.
pioggia, che brava che sei, che te fermes, lo faccio apposta. Dai, bella mulattiera, bellissima, dai. Queste sono autostrade per i cavalli. Tutto muro secco, bellissimo, madonna che lavoro che hanno fatto. Sono curioso di vedere a occhio il Dante Livio Bianco, perché è una cosa immensa. Per essere qua in questi luoghi, avete visto la strada che sto percorrendo a piedi, comunque 2 ore e mezza danno. Io adesso poi guardo quanto ci ho messo. Ehi. Pioggia. Altimetro gli dà 1824-825. Ho pensato di fare un piccolo taglio, guardate che lastroni, la mulattiera passava là, ma vabbè, pioggia, ma guarda Roma, passo sì a pioggia. Questa è un'autostrada, un'autostrada delle Alpi. Ah, c'è più problema col pino che con le rocce, mi fa passare una pali giusta. Mi trovo via il telefono, deve campare giù. A te non va il telefono, dai. Fumo fuori la schiena, sì. Ah. Aia. Dai, dai pioggia, dai, vai avanti, va. Dai, lì. Ok, passati. Madonna che paesaggio da favola. Dai. Non ho la più pallida idea di quale sia il matto, il monte, io lo so che lo sono. Sembra di trovare qualche indicazione. C'ho tutte le carte, neanche le carte non mi porto più dietro. Hai pioggia. Non so se riesco con le immagini a farvi vedere quello che riesco a vedere io, cioè gli occhi logicamente spaziano da sinistra a destra, cerco di farvelo vedere al meglio, ma spettacolo della natura. Certo, queste potrebbero essere le cascate del Niagara. La differenza è che ci siamo io, pioggia e ice, non in migliaia di turisti. Se il mio fiuto non mente, quando scollino dietro questa, come giro dietro questo rudere, mi sa che il rifugio è in quella conca lì. Non so se riuscite a capire che è una conca. Vediamo se mi sbaglio, ma il mio fiuto dice quello. Là c'è un bel lastrone che dobbiamo salirci sopra. Io già ando, mamma, non problema. Vale. Pana piega. Ah no, qua c'è il laghetto, wow, no, cazzo, qua passare su sta passerella speruba che il rifugio ha 5 minuti. Ferma, ferma, questo è il lago Sottano della Sella. Ale, pioggia, madonna, sì, sarà, speriamo che non vibri, perché dai, ok, madonna che cavallo, wow, che spettacolo, ma che roba, bravo Ice, rinfrescati un po',
non mollo più di filmare, faccio tutto il giro del lago, tanto il sentiero porta di qua. Ma che spettacolo! Beh, pure grande! Che bello! Ma che bello, veramente! Ah, che roba! Ma che spettacolo, vai pioggia! Il rifugio sarà qua dietro, magari 5 minuti. Adesso mollo con questo, mollo con questo, preparo un TikTok, un Instagram, Facebook, con l'altro telefono, che li faccio in verticale. Ed eccoci giunti al rifugio Livio Bianco. Adesso vado fino lassù, faccio due parole con il gestore. Dai pioggia, monta su. Vai. Parcheggiato pioggia qua c'è il gestore, presentati un po'. Ciao, ben arrivato, sono Livio Vertaina, gestore del rifugio Livio Bianco da 29 anni. 29 anni che vieni qua. Sono contento di vederti qua. E vedrai quanta gente che ti arriva a nome di Deggio la Mula. Siete lì che porto il caffè, Mula pia che cosa? No, la Mula, no niente. No, dai, poi facciamo due parole. Okay, ma vengo dentro, faccio vedere il rifugio. Vieni. Per mas. E ti dirò, sono mai stato da queste parti, permesso, mi viene. Sì, ne passa, no? Sono mai venuto, sai perché, a svisca il can liber, se me ciapo, menculo. No, infatti mi giudillo, Ma mi puoi andare con la mula gruppello, ma mi i documenti, con i video, che il can bugia ne. Adesso il caffè l'abbiamo preso, ho chiesto un po' di informazioni, mi dice che il matto è impossibile, giusto? Il monte matto. Il matto con il mulo te lo ci sono dei salti di roccia. È rischioso per te appunto, è rischioso per la bestia. E invece mi consiglio. Una bellissima alternativa, se ci sei mai stato, è fare il colle di Valmiana e l'anticima di Valmiana. Che allora, è già un 3000? È vicino ai 3000, sì, il colle di Valmiana è 2996, l'anticima più alta. Allora salgo sulla mula, 2 metri, alzo il dito, arrivo a 3000. Arrivi 3000 anche con la mula a guinzaglio, come si dice. È una bella cosa, una giornata come oggi. E mi dici che non sarà mai passato nessun secondo cavallo? Me mai passato. Dai 29 anni che sei ripeto, qua. Da 29 anni che sono qua, non ho mai visto nessuno. Io adesso zoomo lì, faccio vedere così capiscono dove bisogna andare a passare e poi strada facendo. Non so se vedete i tornanti, riassi neanche a vedere i tornanze. La serpentina è lì, passa tutto lì nelle rocce. E lì si arriva al lago? Arrivi ai piedi del lago superiore. Prima del lago superiore prendi il sentiero di sinistra segnato Colle di Valmiana e lo segui fino al colle. Quando sei al colle vedi che sulla destra c'è una spianata con delle pietre, comunque delle pietre piccole, no? Una pietraia piccola, e arrivi sull'anticima della rocca di Valmiana. Okay. 3000 metri. Visto che sono qua vi faccio vedere lo spettacolo che potete ammirare da questo terrazzo. Venite qua a nome di Deggio la Mula, vi fate poi offrire il digestivo, poi passo io a pagare. Mi raccomando, presentatevi qua a nome di Deggio la Mula. Vi aspetto. Amici dei cavalli, qua è un'autostrada, arrivare fino qua a cavallo, un'autostrada. 2 ore, 2 ore e mezza con calma. Allora adesso ti saluto,
se non mi vedi arrivare perché mi sono capottato da qualche parte, dopo i soccorsi. Fammi solo sapere. Ok, e se no ci vediamo per l'aperitivo, il digestivo. Quanto tempo ci va più o meno arrivare? Calcola, è uguale il tempo a piedi, sì. Te dimmi il tempo a piedi. Allora calcola tre orette. Tre orette. Tre ore e mezza perché non conosci. E allora facciamo due ore e un quarto. Dai. Vedi adesso la mulla come va su di lì. Ti abbinocola solo. Se vedo va dopo. Dai, ciao, buona ciao. Gita dopo. Ciao, ciao. Siamo ripartiti. Vale, pioggia, pensa di andare a casa. Non so mica quello che gli aspetta. Vale. Vai. Di qua. Ai, ai. Anche Ais voleva andare a casa, ma niente da fare. Continua l'avventura. Continuo a filmare così se per caso mi cappotto rimane documentato il tutto. Guardate, ma no, non ci sono parole. Il rifugio lì, fermo pioggia. A bordo lago, ragazzi, questa è la provincia di Cuneo. Paesaggi bucolici, fotonici, non ci sono aggettivi per descriverlo. Questo signore è andato quasi più in fretta di me a piedi col mulo. Io mi sono fermato un po' là dal gestore. Una croce sarà simbolo di qualcosa, o per la camminata c'è stato qualche disgrazia. Dai. Pioggia, domani. Abbiamo i gigli di San Giovanni, che l'altro giorno qualcuno mi ha corretto, quindi adesso mi ricordo anche il nome dei gigli di San Giovanni. Continuo con le mie panoramiche perché senza parole. Pioggia, si guarda anche il panorama. Duba. Dai. Allora, Livio mi diceva che qua non ci sono caserme, non ci sono fortificazioni, quindi è da capire perché ci sono i muri a secco, senz'altro sono stati fatti per la prima guerra mondiale o la seconda. Speriamo che qualche storico mi commenti e mi dia delle spiegazioni. C'è questo sfasciume abbastanza consistente, però è stato tappato con le pietre più piccole. Si passa bene. E questa comunque è una mulattiera, quindi i quadrupedi ci passavano, perché a piedi non ha senso fare dei tornanti così. Senz'altro qua è opera dell'esercito. Di nuovo pietroni.
lascio fare la pioggia, tanto è nata in questi posti, con delle pietraie simili, quindi non ha problemi. Continuo sempre a ribadire che anche il mulo, tutti dicono, ma il mulo ha proprio il dono di fare queste cose. Il mulo, se è allevato in box, ecco, come qua c'è il rischio che possa anche scivolare, non è scivolata l'astrone, e lo tenete in campo, un campo in sabbia, e non è mai venuto in questi posti, il mulo è come tutti gli altri animali, può avere tutte le i doni del mondo, ma qua si incasina. Guardate che roba. Dai, pioggia, allì, vai. Sbuffa, va. Bravissima. Dai. E per il momento ha solo abbassato la testa e guardato, diciamo, con gli occhi. Quando si vede un po' più nel dubbio, usa anche le orecchie, inizia a ruotare le orecchie. Oggi ve lo farò vedere bene. Dai, pioggia. Dai. Qua altro muro, guardate, guardate questi muri a secco. Dai. Dai. Lavoro dei muri a secco. Con le dice, sai, ti piace sto paesaggio? Un giorno o l'altro mi chiede, lasciami a casa, stamattina non vengo con te. Adesso è già, diciamo, magrolino, in splendida forma. Arriva a settembre, è praticamente uno scheletro di cane con una coperta di pelle di cane sulla schiena, crocchette a volontà, e non solo crocchette ma carne fresca. Adesso siamo proprio sul bordo, lei deve controllare bene il paesaggio sotto. Te pioggia, dai, te, fermati, guarda il paesaggio, dai, te. C'è qualche metro di dirupo, girte ma via, va, brava, dai, vai su, va. Dai, non mangiare. Altri blocchi, lascio fare come sempre a lei, la schivati, metto a mano il pente in per te, va dritto, ma la candela, madonna. Ehi! Sempre più in alto, giù in pianura ci sarà foschia. Io qua sono a sole pieno, cielo azzurro blu limpidissimo. Ah, si riposa anche. Ah no, è un piede la pera.
altro laghetto incastonato qua nelle rocce. Qua sono a 2111 e proseguiamo l'avventura. Come dalle descrizioni che avevo letto, ho perso qualche metro di dislivello per poi riprendere a salire in questa conca erbosa. Questi sono tutti spinaci, qua probabilmente vengono sulle vacche, sì, qua c'è un rudere di un ricovero per pastori. Questi sono tutti spinaci dove praticamente fanno il jazz, il parco per la notte. Ragazzi, con questo breve video vi mando a visionare poi il video completo che uscirò in serata appena rientro da questi luoghi fiabeschi. Non vi dico ancora dove sono. E di qua non si vede il paesaggio che c'è dietro quelle rocce. Uscirò in serata. Ciao ciao. E Aisca sposta pietre, qua non gli mancano. Guardate che paesaggio. Qua c'è un'altra pietraia, però è tutta tracciata. Sono sempre più convinto che sia opera dell'esercito, perché come si può vedere lì mi dovrò documentare. Hai pioggia? Dumba! Bello, bello! Guardate che ha i piedi sullo strapiombo. E qua inizia ad esserci un dirupo di qualche metro. Un'altra pietra la passa in centro senza problemi. Lei comunque riesce a valutare la consistenza della pietra, se è marmorea o come queste qua che sono carta vetrosa, diciamo, il ferro ha una bella presa. Se quello lì è il matto, lasciamo il matto dov'è. Che poi presenta come il carsoglio, se c'ha il sentiero andarci su non è un problema. Però ascoltiamo anche una volta i consigli dei gestori che da 30 anni sono in questi luoghi. Mi potrò sbagliare, ma vedere questa mulattiera com'è tracciata, qua addirittura portavano su cannoni. Non è possibile perché i tornanti sono molto ampi, sicuramente era un collegamento per la casa di caccia ai piani del Vallasco, al Vallasco. Il mio fiuto dice quello, perché è possibile, sono i tornanti qua molto molto larghi e continua a esserci tutta il muro a secco un po' dappertutto. Poi magari mi sbaglio, ma mi documenterò anche su questo. Ragazzi, che dire qua, la bellezza di quello che vedo io continua ad aumentare. Dai, pioggia, andiamo avanti, mangia spedo. Ah, qua l'astrone. Passalo sopra, pioggia, vai, che se scive, ok,
Benissimo, prende molto bene, no, ma qua è una cosa indescrivibile. Siamo quasi a 3000 metri, guardate che spettacolo, fammi vedere i cartelli qua, oh madonna, Colle di Valmiana 2922, no, non arrivo a 3000 allora. Rifugio Vallasco 1793, rifugio Questa 5 ore, Lago Superiore del Sella 5 minuti, è proprio qua sopra, Colle della Valletta, ok, ah, facciamo la zoomata così lo vedete, no, adesso mollo questo, documento con un altro TikTok, questa meraviglia, no, indescrivibile. Rododendri a bordo fiume, ice, fatti il bagno che ti rinfreschi, dai! No, spettacolo! Dai, lasciamo mangiare un po' pioggia e faccio il TikTok. Allungo qua di 5 minuti, vado al lago, perché poi devo ritornare e prendere il sentiero in quella direzione. Voglio portarvi a vedere il lago. Qua, anche se il video mi esce da 2 ore, spero sempre di riuscire a caricarlo, però è qualcosa di fiabesco. Qua continua il muro a secco proprio per raggiungere il lago, questo è dovuto a queste rocce, quindi sarebbe stato impossibile camminare. Dai, pioggia, va, gira e là, dai, si passa bene, ha fiutato qualcosa che non gli piaceva, vai, qua ti piloto io, adesso arriva là sopra il lago, no, questa è altro che i nostri laghetti in Valmaira, che poi tutti spacciano, come ad esempio i laghi Roburet, Valmaira, laghi Roburet, voglio solo precisare che sono poi in Vallestura, poi c'è il lago dell'Oronaie, addirittura in Francia, non sono in Valle Maire i laghi Roburet, non cerchiamo di prendere quello che non è nostro per fare i fighi. 2329. Ehi. Un pezzettino qua a bordo lago, perché poi devo girare indietro solo per farvelo vedere e voglio vederlo anch'io nella sua grandezza. Ah no, è impagabile tutto questo, non si sente più il fruscio dell'acqua, spettacolo. Oh, di qua si vede tutto, ci sono ancora molti nevai, adesso non so dove vado a passare il sentiero, devo ritornare in giù al bivio e poi mi andrò a piantare laggiù, sarà il colletto, vediamo, per me zona vergine. Dai, Aisa, Duba! Ale! Ah, sto scendendo dal lago, devo andare a risparmio energetico che non mi sono preso il power bank e rischio di non riuscire a documentare tutto. Ho detto, io intanto riesco a fare mezza giornata e purtroppo ho filmato troppo. Siamo qua il ruscello, dai, passa dritta, va, dai, e allora cercati la strada qua sulle pietre, dai, vale. Non gli piace, sponde bagnate il tè, ciao.
qua laggiù il Livio Bianco, sono sempre più distante, adesso sparisce dietro le rocce, dai, alla pioggia. Altra angolazione del Livio Bianco e il lago Sottano. La pioggia, andiamo avanti. Questo è il laghetto che si intravedeva a malapena, sarà il mediano, il medio. Qualche serpentina che si presenta. Spettacolare come tracciata questa mulattiera. Ultime tracce di neve, vediamo un po' se Ice la mangia, sì. Avrei giù, è normale. Tornanti su, tornanti. Quasi al colle, penso, perché comunque inizia a tirare venticello. Sul colle continuo una tiera pianeggiante, sto valutando dove va a passare il sentiero. Adesso qua si perde un 50 metri di dislivello. Lastroni, non manca un passo, siamo sempre più nel difficile. Saltone, dai pioggia, dai che c'è il salto, sì, dai, dai, ok, andate lì. 2 metri in 1 metro. Qua guardati te dove mettere i piedi. Ti lascio fare a te, vai. Dovrei scendere un po'. Ok. Benissimo, madonna, grande pioggia. Un'altra cosa che vi voglio far notare. Aspetta, cambio mano il telefono. Dopo 4 ore di cammino, guardate. Guardate, no, non ha un goccio di sudore. Con i cavalli arrivi qua che hanno la schiuma in mezzo alle palle e grondano di sudore. Ci siamo con i tratti leggermente più esposti. Bravissima. Dai, non mangiare, non distrarti qua. Ne vai, madonna che salto che ha fatto. Ma siamo in pieno nord. Tacche bianche e rosse, no, è impossibile da perdere questo sentiero, questa mulattiera, anche in caso di nebbia. È molto molto facile, molto ben tracciato, marche un po' ovunque, poi comunque ci sono tutti i muretti, no? Molto molto facile. Eccoci giunti al bivio per il Monte Matto. C'è un rifugio, le tacche sono blu, potrei farne un pezzetto, andare un pezzo, adesso guardo l'altitudine. Sono a 2463, vuol dire ancora 100 metri di dislivello in queste pietraie. Potrei fare un sopralluogo, ma ascolto una volta per tutte il
gestore Livio, del Livio Bianco, che mi ha detto che c'è una vista fantastica. Lassù c'è gente davanti a me che stanno salendo. Sì, stanno salendo, avranno bivaccato qua nella notte. Vale, andiamo avanti. Non parlo neanche più, lascio a voi le immagini, perché non so cosa dire. Il matto probabilmente sarà quello laggiù, credo di sì. È la vetta più alta. Altro levaio. Ah, sì, sì. Ehi! Via, mi cambio l'acqua alla bottiglietta. Ne porto sempre un goccio, poi non la bevo mai. Mai portare acqua in montagna, che pesa per niente, ce l'è dappertutto. Esco dices. Oggi pantaloni violaceo. Vado a pandare con le redini della pioggia. Stamattina ho notato che mi sono vestito con dei colori. Allora, color cipolla, come mi ha detto Alberto, che mi ha fatto il gilet. Secondo me il pantalone color vinaccia. Questa color vinello. Minchia, che fantasia con lui che hai buttato stamattina. E vabbè. Vai, sbagli. Qua. Pioggia, fai lo spuntino. Adesso salgo e ci stappiamo la birra. Dai, sei tutto bagnato, molmi. Oh, giro proprio sto telefono, va. Altra panoramica del Lago Superiore. Senza parole, boh. Stappo la birra. Ma con questo sistema qua, con la gabbietta, il tappo di sughero, devo fare attenzione a non far sparare via il tappo di sughero, così riesco a richiuderla. Non posso bermela tutta ad un fiato, anche perché mi serve per il viaggio. Benzina, questo è il carburante. Entra subito in circolo, gli dà una carica, poi paese, fatta con l'acqua delle nostre valli. E tutto il mondo ci invidia perché facciamo la birra migliore che non gli storici della birra tedesca, olandese o altro. Birra paese, Rocca Sparvera, imbottigliata da Anima. Non detto, ma la pressione aumenta, che sono quasi a 3000 metri, il tappo è sparato via, ma l'ho visto dove è caduto, vado a prenderlo. Su, ehi, ale. Bei saltini di roccia, siamo là. Roccia viva, dai pioggia, sbaglia ma neghi pass, che sono caputuma, si tacumassi un po' che bilica. È arrampica, vedo le marche su del sentiero, qua tira secco, dai, ale pioggia. Madonna. Ma se sbagli il passo siamo fottuti. Facciamo la doccia. Strapiombo. No, va, sentessi. Ho perso il sentiero. Ho sbagliato. È leggermente più indietro. Vieni, Ice, che non è lì. C'era da girare. Ora devo fare manovra, sì, con pioggia. Madonna. Ho perso il sentiero, però comunque ci sono dei gradoni. Di qua, dall'altezza della mia sella, lì sale... Va bene, dai. Ok, dai. Bravissima, madonna che mela. Dai. No, se riprendi fiato è una cosa, se ti metti a mangiare è un'altra. Solo così, se vi rende l'idea. Sì, abbiamo i rododendri belli, ma...
Dai, lascia stare opera. L'ho deviata perché sul sentiero ci sono questi mansi, ho frenato un po', mi è partito il posteriore, ma un altro laghetto, guardate, incastonato nelle rocce, ma quante meraviglie che vado a scoprire oggi. Vai Sven! E continuo ancora ad andare su, dai. Gira di nuovo sul vuoto, gira. Dove va, dai. Poi si sta rinfrescando. Sentite il vento, un po' nella criniera di pioggia, guardate come è dritta, un po' nei miei capelli. Dove va? Siamo, c'è questo masso che ostacola abbastanza, qua c'è praticamente il dirupo che va giù nel ruscello, dai pioggia piano, piano, ok, bravissimo, bravissimo, madonna. Qualcuno mi dice, tu sì, già che fai il furbo, c'hai il mulo. Ma io dico, io vengo in questi posti perché non c'ho un mulo, c'ho pioggia. Salendo si vedono altri laghi, non so quanto riuscite a vedere dalle mie immagini, ma lì ce n'è uno. Ora là ce n'è un altro. Non so se riuscite a vederlo. Il vento è sempre più gelido, finire che devo di nuovo vestirmi invernale. Esco Disens! Palle! Oggi no, non è che ne faccia rotolare tante pietre, si sarà fatto furbo, cioè è furbo, ma dopo due o tre giorni, dove va? Scofa tutta la mela, vai avanti, va. La strada facendo, mi vengono in mente delle idee, continuate a seguire il video, perché quando sarò giù che avrò segnale, farò un paio di telefonate partendo dal mio guru, il maestro storico Walter Chiotti, perché in questi posti pochi sono venuti e vedo lui se è venuto. Poi un altro storico, Silvio Zanelli, che saluto, anzi se vi piacciono questi posti, questi luoghi, Silvio aveva scritto un libro bellissimo, Le vie del sale e dei briganti. Praticamente il percorso parte dal mare, da Ventimiglia, e arriva al Monviso. Comunque è uno storico della montagna, adesso con l'avanzare degli anni, problemi di fiato, usa l'ossigeno, non ha più i cavalli. Comunque dopo telefonerò anche a lui. E un altro che può aver frequentato questi posti è Neno Madala, e altri non saprei, perché sono posti impervi, ancora di più per i cavalli. Comunque se ho notizie, prima di caricare il video le inserisco ancora all'interno, e se no rimango senza batteria. Qua neve, lastroni, montiera dove gira di là, ok, dai pioggia, qualche traccia di nevaio, però per il momento non ci siamo ancora piantati sulla neve. Ben segnalato, tacche bianche e rosse,
sono 2600 metri. Altro bel lastrone, speriamo che non scivoli, vi lascio fare a pioggia, intanto sa dove dobbiamo andare. Ok, perfetto, guardate che lastra. Aslin, c'ha una sicurezza di dove mette i piedi che, cioè, rimango a volte spiazzato io nel vedere cosa mi fa. Ha una sicurezza, cioè, non immaginavo nel 2019 a maggio, quando ho iniziato a addestrarla, che mi avrebbe dato tutte queste soddisfazioni. Grande pioggia, grande pioggia, brava, brava. E ripeto, non è sudata, to. C'ho la batteria al 10%, non so cosa vado ancora a fare. Dai, venga, Ice. È la prima neve che andiamo a pestare. Dai, pioggia, tanto non è profonda. È marcia ormai. Questa qua dura ancora 15 giorni, poi è finita. Andate un attimo dal sentiero, perché qua sono proprio sopra al lago, quello che vi ho fatto vedere prima. Lì c'è il secondo che vi ho fatto vedere, e laggiù vi voglio far vedere quello ghiacciato ancora. Vedete il ghiaccio, l'acqua, non so se riuscite a distinguere i colori, dal verde smeraldo, al verde petrolio, al bianco della neve del ghiaccio. Grande pioggia. Ice, ciao! Sei scontento? Vesco comunque con te? Ti addestro pioggia, ti faccio il seggiolino, le maniglie per tenerti, dai. Qua, come si dice, è detto il proverbio, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ma poi strada facendo ve ne racconto ancora un'altra. Vediamo dove si arriva. Questi sono i paesaggi che vedono i miei occhi. Il Monte Matto dovrebbe essere quello là, perché vedo una croce, qualcosa di vetta. Lei deve guardarsi il panorama quando arriva sullo strapiombo. Bello, pioggia? Brava, mi raccomando, e Ice go, dai Ice, dai. Duma, brava pioggia, complimenti. Allora, altro tornante, altro strapiombo, guardate, guardate cosa vede pioggia. C'è un dirupo qua che non vi dico, fate insieme a due, dai pioggia, dunque va, mica mi fa se stresi le ciappe dal culo, dai. Madonna, sì, io 3 metri di voi, no, adesso ragazzi l'ho portata io qua, guarda un po' lì. Dai, campagina pera, senti ma che botta che tira. Qua si apre un altro vallone, qua dovrei vedere l'Argentera, non so se è il gruppo là, non conosco la zona, non posso dire. Lassù, quello là sicuramente è il Matto che ha quel cippo, è una croce, la croce dalle foto mi sembrava quella. E, boh, non credo sia possibile, se ho tempo magari ritorno. Dai, oggi non lo provo più. Allora, ragazzi, le parole non servono, questo strumento è abbastanza preciso, l'altimetro installato sull'iPhone, io parole non è che ne faccia più di tante, ne faccio tante ma dimostro sempre coi fatti. Aveva ragione Livio che arrivando quassù c'è un paesaggio e una vista. Adesso vi faccio vedere, che altro che bucolica. Dai. C'è
cerco di capire cosa c'ho lì davanti. C'è il cartello, vediamo se c'è l'altitudine e lo strumento è giusto. Colle di Valmiana 2922. Perfetto, perfetto. Le tempistiche alla fine, più o meno io, dopo guardo, mi sono fermato abbastanza, ma le stesse velocità che fanno i camminatori. Là ho raggiunto il gruppo di camminatori, loro procedono avanti. In italiano vado a fargli due parole. Spettacolo, spettacolo, veramente. Là ci sono altri laghi, come ho detto, Livio, non ricordo già più il nome, dovete ascoltarmi la registrazione di stamattina, solo che sono proprio a zero batteria. Per fortuna che ho l'altro che uso a telefonare, è al 100%, ho solo fatto qualche TikTok, non so se qualcuno ha già visto un'anteprima di queste, non so. Qua sembra al centro del mondo, al centro delle Alpi. Vai, dai, va che andiamo a 3000, dovrebbe starci 100 metri lì. Poi vi racconto la storia, l'accaduto un po' di tempo fa. Quanto bella sei e brava. Allora, il Vallasco 2:15, però non si passa, c'è una frana, sarebbe bello fare un anello. Dopo, quando sono giù, mi documento nuovamente bene con Livio. Adesso andiamo un pezzo su ancora lì, in punta di qua. Grazie. Allora, sono giunto nel punto, diciamo, più alto raggiungibile qua con pioggia. Allora, senza tanti se, senza tanti ma, come fanno i qua. Sono a 2.991.92, è lì che barcolla. Voglio precisare questo e ricordarvi che in un mio video dell'anno scorso avevo querelato un tizio, lo chiamo Tizio Pirla. Perché questo qua mi aveva commentato su un social, in un suo post, mettendo una foto del cavallo in un ghiaione che può essere lì, preso lì così il ghiaione, senza una panoramica, senza niente, senza descrivere dov'era, che per me poteva essere la pietraia degli scogli di Pietra Ligure o di Armaditaggia. E questo qua l'avevo colerato perché nel suo post aveva detto, ecco, passeggiata a 3000, così quel coglione ubriacone di Degio sta zitto, non so più cosa aveva detto, e invece lui continua sempre a essere più pirla, perché è così. Documenta, to, fai vedere dove sei, to, fallo vedere sul tetto del mondo, non un ghiaione, una foto fatta lì così, per me vale zero. Documenta. Ho lasciato pioggia un attimo lì, sono venuto qua di centinaia di metri, mi pareva leggermente più alta questo crestino, 2994 barcolla lì di pochi metri. Se andassi avanti, diciamo che è percorribile lì, è 3000, 3010, non lo so, devo guardarmi delle cartine stasera appena rientro. La trulla libera, non c'è neanche erba da mangiare, qua è un paesaggio lunare. Allora, adesso che... Gaff, ti piace? Rompimi lì.
adesso che pioggia è in posizione di riposo. Molla! Molla! È da ferrare perché il ferro è liscio, si è girato all'interno. Speriamo di arrivare giù bene. Comunque anche senza ferri non avrebbe problemi. Molla! Basta! Anche bene. Eh sì, come è. Dai, vado quella volta, va. Sta salendo la nebbia, ma spero niente di che, è solo gran calore. Dai, bene ancora una volta. Sono lì. Ci diamo un po' di crema solare perché il sole è forte, capite poi perché mi abbronzo. Ed ora la discesa sta procedendo nel migliore dei modi perché abbiamo appena passato adesso il bivio per il Monte Matto, adesso facciamo il tratto in leggera salita per poi puntare giù sul rifugio. Abbiamo un osservatore che ci spia, pian, non so se riuscite a vederlo, eccolo lì, il bel camoscio. Tantino distante. Ancora una videata, passo la cascata scendendo, ecco, l'ho già persa dietro la roccia. Lei deve mangiare. Ok, così l'ho ripresa da entrambe le parti. Ah, si farà il bagnetto adesso, questo secondo me dovrebbe bere. Bel, molto consigliato, però lungo, consigliatissimo di dormire al Livio Bianco e poi camminare il giorno successivo. Non ha sete, non beve. Avvicinando al Livio Bianco, vi lascio dare due sganassate d'erba bella verde qua, poi vi faccio vedere, la richiamo, pioggia domani, dai, ehi, vale. Guardate, dopo 7 ore di cammino quasi tra la parte delle ciancere, per fermarmi per fare video, lei parte, trotta, si spiana, galoppa, una forza della natura. E l'altro fenomeno lì, idem, il mangiatore di pietre, il cane muratore. Ehi, una curva, ale, doma, ale, ehi, ale. Telefono in pieno galoppo, adesso riprendo con l'altro, tanto non ho da zoomare qua, le panoramiche ve le ho già fatte stamattina, il zoom, questo zoom un po' di meno, la metà. Il rifugio è sempre più vicino. Gli ho telefonato a Livio di EK, ma giù la pasta quando mi vedes, come fu una mangiata, sono le belle che le 14.30, la mia colazione stamattina è stata solo un caffè, anzi due. Allora, il rifugio è a 2 minuti, sento già il profumo della pasta.
Aziz, che l'hai fatta? Bellissimo! Allora, non ringraziamo neanche Livio qua che è stato ospitabilissimo, ha acceso il gas per farmi la pasta asciutta. T'ho visto arrivare, Vivaria pasta. Comunque allora, oggi mezzo di vino, ero indeciso se bere la birra anima, che io gli sponsorizzo la birra paese e tutto, sì. Ma dopo ne parliamo, facciamo un carico col basto e ti porto sulla birra. Glielo dico a Luca. Io stasera lo tengo caldo. E ora mangia, che sennò ven fradda. Buon appetito a tutti. Ho trovato questi due ragazzi che mi conoscono. E guardate anche i miei video. Di Genova. Di Genova? Sì, giriamo tutte le ballate del Cuneo. Va. Certo. Ma siete già in ferie o...? No, weekend. Ok. In settimana. Il weekend di settimana, bravo. Così in montagna c'è meno gente. Quello delle cascate di Stropia me l'ha mandato un ragazzo di Genova, quei pezzi di video della Slavina lì, quella che c'è stato con la frana. Quindi oggi vi vedete anche nel mio video, allora. Hai visto? E la mula vi ha importunato, di la verità. Un pochino, sì. Con le mosche. Lei è così, lei. Ma è brava. Alla prossima. Ciao, grazie. La montagna. Due minuti, sole cocente. C'è la nebbia portata dal vento. Guardate anche il segnamento come gira. C'è la nebbia che sale. Un po' il lago è come quello di Loch Ness, vediamo che esce, può uscire pioggia. Spettacolo veramente. Questi signori dovrebbero essere svedesi, volevano vedere la mula. Adesso gli scambio due parole in ciapiccia, ballo, città. Sei pronta, eh? Hai visto che mi sono fatto dei soldi e mi sono comprato la mula? Non ridere. Ho preso in mano il telefono io, così immortalo anche questa bella ragazza, perché suo papà è un mio accanito fan. E bravo te! Ora fu la foto e filmuma che fu la foto, aspetta. A parte che esce la nebbia, ma non dovrebbe essere un problema, giusto Livio? No, vai tranquillo. Aspetta che gira la camera. Non perdere tempo a Livio. È un piacere, sto facendo il corso da conducente muli. Ah, sì. niente, io adesso mando i video agli amici di Bergamo, Brescia, Reggio Emilia, Veneto. Vediamo se riusciamo a organizzare un trekking e passare qua da te. Ottimo. Ok? Complimenti, è un posto magnifico. E ti portiamo il GNP nostro della Valmaira. Loro portano i liquori. Fuma festa. Okay. Grazie di tutto. Ciao Livio. Complimenti per la Rocca di Valmiana col mulo. Sicuramente sei il primo. Vabbè. Ti farà un'uria magari. No, lei ascolta tutto. Ciao Livio. Ciao, un piacere. Buona estate. Grazie. E ci vedremo presto. Alla prossima. Ciao. Ragazzi, mi sentivo staffato un po' lungo. Guardate qua. Si è scucita la staffa. Adesso vedrò di rattoppare. Anzi, passo direttamente. Adesso è tardi, però direttamente dal sellaio cerco di farmela rattoppare al brucio. Capita anche questo, imprevisti, si può capire qualcosina, a forza di strusciare si sono consumati i punti, era mai successo. Tre anni che uso questa sella. Comunque adesso vedo di dargli una rattoppata. Dovrei disellare per riuscire a far passare
questa fettuccia sotto da tenermi la staffa, faccio prima andare giù senza appoggiare il piede nella staffa, la tengo lì come posso e così riesco ad andare dal calzolaio, dal sellaio, chiamiamolo come vogliamo. Montando con un piede appeggio l'olio, l'altro nella staffa. Queste sono le vacche, penso che stamattina erano giù lì sotto che dormivano, adesso sono qua che pascolano. Razza piemontese, razza top! Poi gli amici genovesi, ciao ciao! Ma devo correre perché ho strappato una staffa, vado dal calzolaio. Ciao! I camosci, ahimè sì, i camosci con i piccoli che stanno andando verso il fiume. Pausa a beveraggio, brava pioggia, siamo a Jazz del Prato, stiamo perdendo quota, ci avviciniamo al camion. Entrando nella faggeta, nella boscaglia, quindi posso dire che come video è quasi terminato. Faccio ancora qualche clip, magari quando arrivo giù al camion, tanto qua panorama zero, bei faggi, bei tutto, però niente di che. Forse mi sono già dilungato troppo questa mattina mentre salivo, però non sai mai come, cosa puoi trovare strada facendo. E invece ho trovato dei paesaggi bucolici. Penso che nessuno mi possa smentire. Paesaggi fotonici, paesaggi fiabeschi. Ho documentato questo cancelletto, molto bello e funzionale, ferma pioggia. Stamattina venendo su sono riuscito a aprirlo. Adesso mi apre contro di lei, non ce la farei, quindi scendo. Comunque una bella idea, con una camera d'aria che fa da molla, diciamo, da tenerlo chiuso, molto funzionale, economico, registrabile in larghezza, può servire da idea a tanti malgari. Pioggia, messo la retro, dai, andare a spawn, ok, dai, niente. Scendi, vai indietro, dai, dare, adesso te lo tengo, tu passi, aspetta che ci incastriamo. Tra film e tu, dai, passa, alle, dai, pioggia, vai, alle. Aspettami, il cielo si chiude in automatico, to. Meglio di così non si può, bel berretto. Patatina che l'hai asciugata, la patatina, metti quel pezzo di carta lì sotto una pietra, ci sono solo pietre, è brutto a vedersi, è giusto che ti asciughi la patatina, però metti sotto una pietra, tanto è carta e marcisce, si sgretola, però non sta bene nel sentiero, mi raccomando, patatina al vento, se la asciugate mettete via la carta. Siamo giunti alle prime case. Ice, ehi, hey. Ice, fate vedi, oggi Ice è stato impeccabile. Qui c'è il cartello, quindi siamo si può dire fuori dai pericoli guardie. Qua siamo nell'abitato, quindi non dovrebbero più esserci problemi. Ice c'è stato impeccabile. Stasera passo dal macellaio e ti compro una bistecca. Mattina non l'avevo notato, qua c'è il fieno sfuso come si faceva una volta per i conigli, buttato sul fienile. Voilà, siamo ben arrivati al camion. Sono giunto al camion, ho saluto Dado di Genova Alluminio, così è contento. Dario della Wolf, abbiamo parlato su al rifugio, organizziamo qualcosa. Saluto Luca di Birra Paese. Comunque
pioggia l'ho ferrata neanche un mese fa, vi faccio vedere a che punto l'ho messa, guardate i ferri consumati, tagliati, questo regge che sono arrivato qua, ma non c'è più, niente. Questo dietro, dammi il pe, ci sono i tafani, mi faccio dare una botta, dai. Questo si sta girando tutto verso l'interno. Dammi da girare, fa il cambio al telefono, la mano, da. E molla! Ci sono i tafani. E l'anteriore qua si è staccato, non l'avevano più. Mi sa che domani o dopodomani devo ferrare. Aspetta, Clugauma, aspetta, pioggia. Ta! Un morto. Allora lì. Boh. Adesso documento ancora il ciabattino, devo telefonargli, appena il telefono prende, se mi aggiusta la staffa, anzi posso quasi toglierla, qua si vede meglio che prima lassù. Voilà. Andiamo a cucire. Boh. Adesso telefono al ciabattino. Sta brava, dai. E poi al maliscalco, e poi al meccanico, minchia, ma più travaglio. Ragazzi, sono in centro Caraglio, ho sentito il mio canzolaio di fiducia, Silvano Marro, ho detto di passare che vedeva cosa poteva fare, gli ho detto ma cazzo è un'urgenza, sono 10 cm di cuciture, 15, no, ma le urgenze, perché poi tutti vengono con l'urgenza, no, gli ho detto ma tardeggio la mela, puoi fare l'urgenza, e allora mi fa l'urgenza. Adesso qua è ancora chiuso. Il centro di Cavour, venite qua. Vedete, il negozio è questo, il ciabattino. E adesso mi faccio cazziare. Dei là! C'è. Allora! Grazie che mi ha ricevuto. Guarda qua, c'è solo da cucire questo. Solo questo. Il mio calzolaio di fiducia, e mi raccomando non venite per le urgenze, solo deggio la mula, anche okay, una cosa semplice, sì, è ok, abbastanza, allora desti su, basso, sì, va, okay. Qua Silvano, che velocità, che mi ha fatto il lavoro, logicamente me l'ha offerto lui, lì al numero di telefono, ma non per le urgenze, non per le urgenze, per le riparazioni, guardate, classiche, di 3, te lo dico? Di. 328-46-39-244. Caraglio, via, qua che via? Via Bernezzo, 7. Io ho spiegato più o meno per gli amici di Busca, di Caraglio, Dronero, periferia di Cuneo, Convoyat Curi, via sì. E voilà. Grazie, buona serata. Niente, ciao. A te.